Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellot Game. Oggi iniziamo una nuova serie con la campagna singolo giocatore di StarCraft 2. Intanto vediamo qua un bellissimo incrociatore Terran passare, forse addirittura l'Hyperion. Comunque, niente, a fine anno uscirà Legacy of the Void, o forse inizio 2016, quindi pensavo di ripercorrere un po' tutti i passi della campagna di StarCraft 2 e perché no, magari poi attraverso una mod che si chiama Mass Recall, ripercorrere anche tutta la vicenda riguardante StarCraft 1. E niente, iniziamo subito la campagna, nuova campagna, difficoltà. Potremmo fare le prime missioni in brutale, però non penso di riuscire a fare in realtà tutte, anche quelle successive, quindi per adesso iniziamo con in difficoltà difficile. Bene, sigla e ci vediamo con l'intro iniziale. Quindi mi chiedo, quanto conosci te stesso? Prigioniero, posizionati sulla pedana. Recluso 626, assassino, pirata, traditore. Oggi sei libero. Anche la libertà ha un prezzo. Combattimento chiusa e sigillata. Porterai la tua prigione con te. Quell'armatura sarà la tua nuova cella. Non commettere errori. La guerra sta per scoppiare. In tutta la sua gloria. E il suo orrore, signor Findlay. La libertà ti attende. Diavolo, era ora. Speriamo non si affumichi troppo là dentro. Bene,
Bene, siamo pronti a iniziare la campagna. Questo è un bar sul pianeta Marsara. Ed eccolo qui, il protagonista. Passando alle altre notizie del giorno, l'imperatore Arturus Menckx ha tenuto una conferenza stampa per commemorare la fine della cosiddetta guerra dello sciame avvenuta 4 anni fa. La nostra Kate Long si trovava sul posto. Imperatore, la minaccia di una nuova invasione Zerg è ancora molto concreta. Eppure, invece di aumentare la flotta, lei ha sperperato trilioni di crediti per dare la caccia a vecchi ribelli come Jean Raynor. Jean Raynor rappresenta un serio pericolo per questo dominio. È un rivoluzionario senza legge né scrupoli, il cui unico scopo è diffondere la paura e il dissenso in tutto il settore. Insieme alla sua accozzaglia di miscredenti, ha apertamente istigato alla ribellione i 6 pianeti e ha rubato questo criminale sarà assicurato alla giustizia molto presto. Ride bene chi ride ultimo, figlio di puttana. Aiutante, sono pronte le mie truppe. Le sue forze sono in attesa di ordini, comandante. Le trasferisco i dati tattici. Bene. Era ora di dare un'accelerata a questa rivoluzione. L'ex sceriffo Jim Reynolds, quella che avete visto nella La foto sarà. stazione Backwater è la base delle operazioni del dominio su Marsala. La distruzione dell'autorità del dominio in questa zona minerà le operazioni dell'imperatore Mengsk in tutto il pianeta. Dicevo, la ragazza che avete visto prima, intanto iniziamo la missione difficoltà difficile, via. Aggiornami, aiutante. È Le forze del Kerrigan. dominio hanno stabilito un quartier generale logistico nella città di stazione Backwater. È diventato il fulcro di tutte le operazioni su Marsara. Il dominio ha recentemente inviato delle truppe fuori città e ora le sue forze sono sottodimensionate. I civili sono collaborativi? L'avversione al dominio degli abitanti della stazione Backwater è nota, ma non hanno né armi né organizzazione. Se riesco a strappare a Mengsk quel quartier generale, ci vorrà un po' prima che si rimetta in sesto su Marsara. Prepara la mia nave. Bene, quindi in azione sovversiva. Adesso questa prima missione è molto molto semplice, praticamente un tutorial. E visto che siamo già a 7 minuti di video, qualcosa del genere, probabilmente farò anche solo questa come per questo primo episodio. Dicevo, la ragazza che avete visto prima nella foto con i capelli rossi si chiama Kerrigan. In questo momento non mi ricordo il nome. Comunque, praticamente protagonista ancora più di Jim Reynolds di tutta la saga di StarCraft, StarCraft 1 e StarCraft Molto 2. bene, ragazzi. Mostriamo alla gente del posto che non deve aver paura del dominio. Ecco, questa è una delle poche missioni in cui si ha a disposizione State un eroe. distanziati! Tenete gli occhi aperti e copritevi il culo a vicenda. Muoviamoci! Armato! Qual è il piano? Chi è che vuole prendere? Spara, spara. Noi siamo i randagi di Reynolds e seguiamo il randagi. I randagi spaccano. Si può fare. Usiamo le maniere forti. Continuiamo a seguire il cagnolino. Tanto qua vai. Non prendete quella strada. Allora, l'unico scopo della missione è fare in modo che Jim Reynolds non muoia. Quindi noi invece lo mettiamo Randagi davanti spaccano. perché adesso ho tanta Si vita e può sono bene i fare. colpi. Reynor, uccidiamolo! Mi stavo aspettando. Bene, il Facciamo le submarino. cose. Puoi contare su di me. Teniamolo davanti, che tanto adesso ha Che talmente tanta vita che le possibilità che muoia sono c'è? molto basse. Usiamo le maniere forti. I randagi spaccano. Controllate i vostri vicini. Il dissenso non fa altro che rallentare i nostri progressi.
Comandante, distruggere gli ologrammi del dominio aiuterebbe. Mask bugiardo. Inizio a stufarmi sul serio di vedere la faccia di Mask. Sparatevi! Questo è un gioco che è uscito ormai 5 anni fa, praticamente. Che c'è? Ma dove sono tutti? E vabbè, armato e pronto. Ci sono delle animazioni un pochino più vecchiotte delle altre, quindi invece sono fatte bene. Stanno sparando dei nostri. Qual è il piano? Parla. Spara. I randaggi spaccano. I miei vicini. La mia famiglia. Questa storia inizia a non piacermi. Cos'è quello? Un cane, una mucca? Una mucca. Usiamo le maniere. Anzi, una vacca, mucca è il termine volgare. Comandante, una squadra numerosa del dominio si sta radunando nel centro della città. Allora è giunto il momento di occuparci della cosa speciale. Hai intenzione di darmi ordine? Fatto, siamo riusciti a salvarne il più possibile. Grazie dell'aiuto. Siamo con voi, Reynor. Allora, qua di sicuro ci sono delle truppe nascoste. Spara. Proprio a clip di Reynor. L'uomo più ricercato del dominio. Nessun sacrificio è troppo grande per 68 in vita, adesso possiamo tenercelo bene nascosto. Vediamo se fa qualcosa, non mi pare. Si può fare. Giù di qua. Forse. Usiamo le maniere. I randaggi spaccano. Puoi contare su di me. Si può fare. Usiamo le maniere. Le nostre libertà. Sì, la vostra libertà, Mask. Brutta faccenda. Si può fare. Ho fatto una bella fine. I randaggi spaccano. Usiamo le maniere forti. Finalmente, ecco gli abitanti. Riceverete tutti da mangiare una volta arrivati al sito di scavo. Mio fratello è partito per le miniere una settimana fa e non è più tornato. C'è uno che sta scappando! Stanno sparando ai civili, muoviamoci! Puoi contare su di me. Ci serve una mano qui! Mengsk ha molte cose da dire. Grazie, Reynor. Sapevamo che non ci avresti dimenticato. C'è dell'altra gente bloccata più avanti. Ci penso. Programmi, almeno penso. Non ne ho visti altri in giro. Dietro non ce n'è sempre se nessuno, quindi ce ne sarà uno l'ultimo più avanti. Si può fare. I randaggi spaccano. Ecco. Sheriff Rain, è passato un po' di tempo dall'ultima volta. Siamo ora tutti questi civili dovrebbero essere ben invogliati. Sarà poco. Usiamo le maniere. Ortodosso, lo facciamo già avanti. Insubordinato. Siete nel resto. Conta su di noi, Rain. 5-6, non lo stanno attaccando. Facciamo fuori le statue. Poi queste qua sono le stesse granate dei devastatori, mi pare. Sono fuori i Viking. E vabbè. Anche qua il centro di comando, il quartier generale logistico. È la prima missione andata. Non pensavamo di riuscire a combatterli, ma ce la possiamo fare. Adesso avete le armi e le risorse per farlo. Ricordate, Mengsk può comandarvi solo se glielo permettete. Sì, in questa fase siamo... Vabbè, la prima missione. Siamo a comando, diciamo, di un gruppo di rivoltosi, perché dopo le faccende di StarCraft 1, praticamente Reynolds si ritrova a essere capo di una banda di pazzoidi. Che non può far altro che ribellarsi al dominio di Mengsk, ecco.
questo è il versante Terra. Parleremo più avanti di quello che è successo alle altre razze. Ricercato del settore, non sei così difficile da trovare. Dovevo vederlo con i miei occhi. Il piccolo Jimmy Raynor, l'eroe del popolo. Tychus Finley. Bella tuta. Meglio essere pronti. Sapevo che ti avevano messo al fresco. Ergastolo. Cos'è? Sei uscito per buona condotta? Esatto, vecchio mio. Ora sono un cittadino modello. E a che cosa devo il piacere? Ho un'amichevole proposta d'affari per te. Sai che cosa ci fanno da queste parti quelli del dominio? Scommetto che stai per dirmelo. Scavano alla ricerca di artefatti alieni. È la nuova mania del tuo amico Mengsk. Ma ho un contatto che pagherebbe una bella cifra per ogni artefatto che noi liberiamo dal dominio. Immagino che non possa rifiutare. Vero, Tychus? Allora siamo soci. 60-40. 70-30. O niente. Sembra di essere ai vecchi tempi. I vecchi tempi. Ah, che bella rimpatriata. Allora, vediamo un po'. Ecco qua Kerrigan, quella che vi dicevo prima. Alle volte penso che sarebbe stato meglio se fossi morta allora. Quindi a quanto pare non è morto. Qua la missione, qua il notiziario, guardiamolo che è sempre divertente. Vi parla Donny Vermillion in diretta dallo studio UNN su Coral. Abbiamo una notizia dell'ultima ora per voi. Passiamo la linea alla nostra Kate Lockwell sul pianeta periferico di Marsara. Kate? Grazie Donny. Il ribelle Jim Raynor è tornato alla grande. Ha attaccato un deposito del dominio vicino alla stazione Backwater, impadronendosi delle armi e distribuendole alla popolazione locale. Kate, scommetto che la popolazione sarà piuttosto nervosa ad avere un famigerato fuorilegge in zona. A dire il vero, Donny, le persone con cui ho parlato sembravano incoraggiate. Grazie, Kate. L'avete sentito prima da noi. Jim Raynor terrorizza la popolazione di Marsar. Dopo l'interruzione, i vostri figli usano Steampack? Continua a parlare, amico. Ho appena cominciato. Oserei dire il classico giornalista. Comunque, vediamoci un attimo ancora cosa ci abbiamo. Sembra roba recente. È opera tua, Jimmy. La gente di questa zona è pronta a ribellarsi a Mengsk. Ha solo bisogno di una spinta. Allora hai ancora a cuore questa rivoluzione. Tutti hanno bisogno di un hobby, Tychus. Sì, quelle Viking lì le abbiamo proprio stese per bene, erano anche solo due. Scusa la curiosità, cosa dire, Tychus. Come hai fatto a uscire? Sono scappato dal mio cryo freezer mentre mi trasferivano a New Folsom. Credo di aver ucciso almeno 10 guardie a mani nude. Certo, questa l'ho già sentita. Però stavolta hai tralasciato la parte in cui cammini sull'acqua e rapisci la figlia del secondino. Non fare il superiore con me, bello. Mentre ero via, ho sentito che eri diventato un vero paladino della libertà. Che ti è successo, Jimmy? Combattere per la verità e la giustizia è troppo pesante per te. Non mi sono ancora arreso, Tychus. E te lo prometto. In un modo o nell'altro, Mengsk la pagherà cara. Chi ha giocato al primo capitolo sa cosa ha fatto Mengsk. Comunque, boh.
Questo qua ci dice che è scappato dal Cryo Freezer e invece abbiamo visto un video iniziale diverso. Allora, io direi di interrompere le registrazioni qui. E niente, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi. E ci vediamo nel prossimo episodio, che penso che caricherò giovedì, con la seconda missione della campagna di StarCraft. Quindi niente, ci vediamo in un prossimo video.